Abbiamo i campioni d'Italia. Cagliari punti 43, Internazionale 39, Juventus 38. E ora ancora il Bari all'attacco, che il terzino sinistro si è spinto sulla destra, ha cercato di indirizzare verso Fara, sul quale però ha recuperato prontamente Nenè. Da questi in appoggio di piatto destro verso Domenghini, che si avvia verso la fascia centrale del campo. Poi di esterno destro apre su Gori, spostato nell'occasione all'ala destra, ha davanti a sé lo stopper barese, cerca di superarlo in dribbling e entra in aria, scocca il tiro e rete! Rete di Bobo Gori! Un fendente in diagonale da destra a sinistra, dopo aver superato in bellezza il proprio guardiano, e cioè lo stopper biancorosso Spini. Il centravanti del Cagliari ha scagliato con violenza a rete di destro, battendo Spalazzi nell'angolo alla sinistra del portiere ospite. 2-0 per il Cagliari, mentre mancano ormai poco più di 30 secondi alla conclusione di questa partita, che si avvia a consacrare campione d'Italia la squadra diretta da Manlio Scopigno. Direi che il successo del Cagliari nel 70, che io ebbi la fortuna di seguire, perché allora dirigevo il Corriere dello Sport di Roma, e quindi contavo, come conta oggi il giornale, un grande pubblico in Sardegna, e fu uno degli avvenimenti forse più rilevanti nella storia del calcio di questo dopoguerra. E cerco di spiegarmi. Vittorie come quello del Cagliari, come quello della Lazio, come quello del Verona, recentissimo dell'anno scorso, contribuiscono a dare al tifoso, allo sportivo, all'appassionato, la sensazione, non so quanto autentica, ma comunque consolatoria, che non tutto nello sport nasce dal denaro. Molto nasce dall'entusiasmo, molto nasce dalla organizzazione e dal talento naturale. Per quanto riguarda però l'aspetto, direi, sociale, sociopolitico, se vogliamo usare questo parolone, l'affermazione del Cagliari ebbe un significato, direi, ancora più alto, ancora più importante. E non credo di esagerare, non credo di farmi abbagliare dalla mia passione sportiva, che nonostante il mio mestiere attuale non mi ha mai abbandonato, per fortuna. Io, vedete, ho avuto per molte domeniche e anche per molti giorni della settimana, in quella occasione, per la verità anche negli anni precedenti e susseguenti, ma soprattutto durante quella stagione, ho avuto molti contatti con i sardi e ho avuto modo, io come tanti continentali, come tanti italiani come loro, di apprezzare, di approfondire le grandi qualità di carattere, di serietà, di fedeltà
di vivacità intellettuale dei sardi. Ecco. E forse questo contatto non sarebbe stato così profondo, così articolato, così ricco, se non ci fosse stata quella straordinaria stagione, se non ci fosse stato Gigi Riva, se non ci fosse stato Albertosi o Nicolai, e potrei nominare con Cera alla testa tutti gli autori protagonisti di quello scudetto. L'allenatore della squadra, Manlio Scopigno, è stato l'uomo che ha saputo amalgamare e condurre la squadra al massimo traguardo nazionale. Con lui va ricordato Ugo Conti, che ha guidato i giocatori durante la ben nota squalifica di Scopigno. Enrico Albertosi, portiere, ha 31 anni e da due stagioni nel Cagliari fa parte dell'elenco dei 40 azzurri per il Messico. Mario Martiradonna, terzino destro, ha quasi 32 anni e milita nel Cagliari dalla stagione 62-63. È un giocatore molto combattivo e tenace. Eraldo Mancin, terzino sinistro. La scorsa stagione aveva conquistato lo scudetto con la Fiorentina. Ha giocato soltanto 7 partite, sostituendo Zignoli o altri. Pierluigi Cera, mediano destro, è solitamente capitano della squadra. Ha 30 anni e farà senz'altro parte della comitiva azzurra in Messico. Ha ricoperto spesso il ruolo di libero. Comunardo Nicolai, stopper, ha 24 anni e mezzo ed è il più giovane titolare del Cagliari. È anche lui inserito nella lista dei 40 azzurrabili. Del Servaglio Claudio Olindo, alias Nenè, mediano mezzala, 29 anni, è l'unico straniero del Cagliari e uno dei punti di forza del centrocampo. Angelo Domenghini, alla destra, ha 29 anni ed è la sua prima stagione con la maglia rossoblù. Come Albertosi e Gori ha disputato tutti gli incontri di campionato siglando 7 reti. È nazionale. Mario Bruniera, mezzala, ha poco più di 24 anni ed è stato inserito nei 40 azzurrabili, in possesso di grandi mezzi tecnici. Sergio Gori, ha 24 anni, centravanti di manovra, e anche lui fa parte dei 40 selezionati per il Messico. Quest'anno ha segnato 5 gol. Ricciotti Greatti, mezzala, 30 anni e mezzo. Con Cera, Nenè e Domenghini costituisce uno degli uomini chiave del centrocampo. Luigi Riva, ala sinistra, ha 25 anni e mezzo, goleador della squadra. Guida la classifica dei cannonieri con 19 gol. A questi 11 atleti che vi abbiamo presentato vanno aggiunti coloro che oggi non erano in campo ma che hanno giocato durante il campionato. I difensori Zignoli, lo sfortunato Tomasini, vittima di un grave incidente, Poli, qui in panchina, e l'attaccante Anastasio. Questi dunque sono gli uomini che hanno portato il Cagliari alla conquista del primo scudetto. Ma l'esperienza che ho vissuto come cronista del Cagliari dello scudetto appartiene sicuramente a una delle esperienze più brillanti e più significative anche dal punto di vista umano della mia carriera, che ormai non è più tanto breve, per due considerazioni principali. Prima, perché accompagnare in qualche modo con le mie cronache una conquista sportiva effettuata da una squadra cosiddetta alternativa, cioè da una squadra minore rispetto ai grandi club della tradizione del nostro calcio, era sicuramente un'esperienza interessante e stimolante. E secondariamente perché questa attività, chiamiamola, mi ha portato a contatto con una realtà, quella sarda, della quale non tutti gli italiani avevano contezza precisa, non avevano sicuramente una conoscenza profonda né dello spirito dei sardi, né della loro operosità, né della loro soprattutto serenità. Ecco, la parola serenità applicata al Cagliari, alla città di Cagliari, mi sembra che debba essere sottolineata, perché mai in precedenza né successivamente ho trovato delle piazze calcistiche così disponibili verso la propria squadra e verso gli avversari, così comprensive nei confronti dei problemi della società e della squadra, così disincantate nel valutare i fatti, senza mai abbandonarsi a quelle frenesie di divismo che invece caratterizzano quasi sempre il pianeta calcio. La tifoseria sarda si è sempre comportata in modo eccellente, anche in occasione dei campionati che hanno preceduto la conquista dello scudetto e nel corso dei quali indubbiamente la squadra subì qualche torto, soprattutto a livello di arbitraggi poco fortunati, poco felici, poco brillanti, che impedirono alla squadra di conquistare il titolo nazionale molto prima del 70. C'è stato poi un altro aspetto della questione che ha indotto i critici onesti e obiettivi ad ammirare il Cagliari di quell'epoca, e cioè l'abilità e la brillantezza con cui seppe operare sul mercato, un mercato che era dominato ovviamente come oggi dai grandi club, e nel quale però i dirigenti del Cagliari, in particolare Arrica, si inserirono con grande abilità,
mettendo a segno dei colpi veramente fortunati quanto brillanti, ma erano colpi meditati, cioè rivolti a conquistare quel tipo di giocatore che effettivamente serviva all'organico della squadra. Mi riferisco in particolare allo scambio con la Fiorentina, dalla quale arrivarono Albertosi e Bruniere, alla quale fu dato invece Rizzo, e soprattutto a certi acquisti fatti in un'area del mercato che veniva così un pochino ignorata dai grandi club, nella quale invece c'erano da pescare elementi interessanti come Cera, per esempio. Non a caso Cera andò a finire in nazionale, Albertosi fu uno dei pilastri della squadra, e non a caso Riva poté fruire di questa compattezza difensiva garantita dalla regia di Cera nella retroguardia e dai miracoli, tra virgolette, di Albertosi tra i pali, per rendere sempre vincenti i propri gol. Il Cagliari era una squadra che, una volta che era riuscita a passare in qualche modo, cioè a ottenere la rete, vinceva quasi sempre la partita proprio in virtù della compattezza difensiva. D'altra parte Fulvio Bernardini, con una battuta naturalmente, ma che nascondeva una parte di verità, diceva: datemi uno che pare, uno che segna i gol, in mezzo metteteci chi vi pare, io vinco lo scudetto. 6 giugno 1954. Pochissimi sportivi, forse soltanto di Busto Arsizio e di Cagliari, ricordano quella data. Ma per Sardi e Bustocchi fu un giorno importante, soprattutto per i Sardi, che per la prima volta nella loro storia calcistica avevano la possibilità di arrivare, con il Cagliari, in Serie A. Pro Patria e Cagliari disputarono infatti quel giorno lo spareggio per la promozione nella massima serie. Non fu una partita fortunata per i Sardi, che persero per 2-0 e quindi dovettero rimandare le loro ambizioni di promozione. Allora non c'erano i vari Riva, Greatti, Cera e Nenè. Però la squadra era più sarda, diciamo così. Infatti, anche se non sempre, giocarono quell'anno un portiere nato proprio a Cagliari, Suris, e due attaccanti, Sanna e Savigni, il primo di Sassari e il secondo di Calangianus. A parte queste considerazioni di carattere regionale, il Cagliari non riuscì quindi a conquistare la promozione in A quel 6 giugno 1954. Ci vollero ancora 10 anni prima di arrivare all'ambitissimo traguardo. Giugno 1964, penultima giornata del campionato di Serie B. A Udine i Sardi affrontano la squadra locale in una partita chiave per entrambi. I cagliaritani mirano la promozione, gli udinesi a non retrocedere in C. L'Udinese gioca ancora quel Selmosson, altrimenti detto Raggio di Luna, che a 33 anni riesce a risultare il migliore in campo. E dal piede di Selmosson parte il tiro che porta in vantaggio l'Udinese. Se i bianconeri avevano Selmosson, i Sardi allineavano nelle loro file un ventenne lombardo con la dinamite nel piede sinistro ed efficacissimo nel gioco di testa, Gigi Riva, giunto in quella stagione al Cagliari dal Legnano. Ed è proprio quel giovane pressoché sconosciuto a siglare il gol del pareggio, un gol che vale la promozione in A, poiché dà ai Sardi la matematica certezza di aver raggiunto l'obiettivo fallito 10 anni prima a Roma. Per me fu un evento straordinario, proprio considerato anche sotto l'aspetto storico. Fu il primo vero ingresso della Sardegna nell'ambito italiano. I Sardi non sono italiani, sono sempre stati fuori dalla storia d'Italia. Io mi ricordo in Eutropio un passo: Ennium poetam e Sardegna insula reduxit. Ma parla del V secolo a.C., per cui mi torna misterioso tutto, in quanto in quel periodo la Sardegna, se non erro, era sotto i Punici e Cartagine, no? Invece il vincere uno scudetto italiano significò la definitiva entrata della Sardegna nel costume italiano, influendo. Sono molto fiero, come lombardo, che siano stati i lombardi a determinare questa grande vittoria, perché Cagliari è su un'altra galassia. Bisognava venire qui in aereo, gli italiani andare in aereo hanno paura, quindi gli stress. Settimanalmente uno stress, intimo, non denunciato, ma c'era. E con quel grande eroe del tempo moderno che fu Rombo di Tuono, Gigi Riva da Leggiuno, Comacino, quindi un po' celta, un po' lombardo nel senso antico, longobardo. Uomo che il calcio italiano non produsse mai, il più coraggioso che io ricordi, che era capace di segnare a 120 all'ora. E poi c'era l'ambiente sardo che richiedeva un'affermazione, perché la Sardegna è un'isola nobile della quale sono stato a lungo innamorato, che aveva bisogno di un'affermazione, e l'ha avuta con, direi, più che con la brigata Sassari nell'altra guerra, che fu un massacro,
e con Emilio Lusso, che ho adorato pure, no? Un anno sull'altipiano è un capolavoro, lo ebbe questa consacrazione italica con la vittoria nello scudetto, battendo città come Milano, che magari era contenta, lo posso dire perché scrivevo, e come Torino, che non era contento di sicuro perché fu quella la città che Cagliari batté in quel momento. Quindi in certo modo, se vogliamo giocare sul Risorgimento, si liberò anche di tutte le gromme savoiarde che aveva addosso, no? Per il cambio Sicilia-Sardegna. Cagliari si presenta nell'elite del calcio nazionale. Ovviamente non può avere ancora grandi ambizioni e il suo cammino iniziale è deludente. Alla fine del girone di andata è penultimo, ma a conclusione del torneo occupa il nono posto, totalizzando ben 25 punti nelle 17 partite di ritorno. Nell'ultima giornata vince questo incontro con il Milan per 2-1, togliendo ai rossoneri qualsiasi speranza di vincere lo scudetto. Campionato 65-66. Incomincia per il Cagliari quel periodo di mezza classifica che caratterizzerà tre sue stagioni. Forse nei giocatori e negli stessi dirigenti non sono ancora ben definite le possibilità della squadra, nelle ambizioni. Vivere tranquillamente, evitando cioè la retrocessione, sembra l'obiettivo principale. La squadra finisce all'11° posto. Il suo cannoniere Gigi Riva segna 11 gol. Un solo giocatore del Cagliari figura nei 22 che partecipano ai mondiali d'Inghilterra, Rizzo. Riva viene portato dalla federazione soltanto come turista. Torneo 66-67 è l'annata di Gigi Riva. L'ala sinistra segna qualcosa come 18 gol in 23 partite, poi un grave incidente nel corso dell'incontro Italia-Portogallo toglie al Cagliari e al campionato l'uomo di maggiore spicco. La squadra sarda finisce al 6° posto, ma Riva vince ugualmente la classifica dei cannonieri. Un bel record per un giocatore costretto a disertare ben 11 incontri. Campionato 67-68. Siamo sempre in clima di transizione. La squadra non è ancora una grande protagonista del torneo, ma nemmeno soffre di preoccupazioni, tanto più che Riva, sfumate le perplessità sul suo recupero dopo l'incidente in azzurro, torna a segnare. La squadra è compatta, offre un gioco piacevole, certamente tra i migliori che si possano vedere sui nostri campi, e conclude la stagione al 9° posto. Si ha però l'impressione che nei giocatori e nei dirigenti abbia fatto notevoli progressi quella coscienza della propria forza che mancava nelle precedenti stagioni. E la conferma viene l'anno dopo. La stagione 68-69 porta decisamente alla ribalta il Cagliari. Ormai non è più una squadra che gioca per divertirsi e per divertire, ma è un complesso che mira in alto al traguardo massimo, lo scudetto. Alla fine del girone di andata è primo in classifica. Il titolo di campione d'inverno è nuovo per i sardi. E così nascono nuovi problemi, soprattutto psicologici. Tutto sommato la squadra non è ancora pronta per i grandi voli. Campionato 69-70. Il sogno del Cagliari della Sardegna si avvera. Lo scudetto arriva a due giornate dal termine del torneo. È il 12 aprile 1970. Sul terreno dell'Ansicora contro il Bari, i giocatori sardi conquistano i due punti decisivi. I gol di Riva e di Gori concludono un ciclo. Quello che poteva iniziare il 6 giugno 1954, ma che il destino aveva rimandato di 10 anni. Lo scudetto lo vinse col fenomeno Gigi Riva, che dalla Lombardia, da Leggiuno, era sceso prepotentemente, non con atteggiamenti da prepotente, ma imponendo al di sopra di ogni sospetto la sua limpida classe in Sardegna, dove vive tuttora appassionatissimo della gente sarda e della Sardegna in genere. Lo scudetto, io mi ricordo che fu vinto da Cagliari in un clima di simpatia. Penso che tutti alla rivalità fra Milano e Torino, che tradizionalmente si alternavano nel conquistare il primato, la vittoria del Cagliari insomma, fu vista con piacere anche da Torino, anche da Milano, oltre che dalle altre città che avevano sempre sofferto l'egemonia di questa linea diretta tra le due città del nord più importanti o tra le più importanti così. Ricordo che io ho avuto una battuta non gradita negli ambienti nero-azzurri, io già allora ero vicepresidente dell'Inter da 7-8 anni, avevo detto ma in definitiva abbiamo contribuito anche noi con 2 undicesimi alla vittoria di questo
nuovo astro del calcio nazionale. Alludevo al fatto che era venuto pochi mesi prima in una specie di cambio con Conguaglio, non ricordo esattamente come. Noi avevamo dato Domenghini e Gori, che nel Cagliari Domenghini confermò le sue doti già ben note e Gori raggiunse persino la maglia azzurra, e avevamo avuto in cambio Boninsegna, che fu un ottimo centroavanti. Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Inizia la serie dei collegamenti per il solo primo tempo. A voi Firenze. Fiorentina 2, Juventus 0. A voi Cagliari. Il Cagliari ha segnato il gol che lo ha portato in vantaggio nuovamente con Riva. Si impenna Riva in rovesciata e in rete. Super chi pala ma perde la palla. Riva recupera e segna. Tiro e rete. 1-0 per il Cagliari al secondo minuto della ripresa. A voi Brescia. Parte il tiro. Parata di Albertosi. Albertosi ha parato e subito vediamo che l'arbitro Lavello fa ripetere il calcio di rigore. C'è nessuna novità tra Pite e Varese che sono... Attenzione, attenzione per cortesia, studio, attenzione studio. Sì, va bene a me, riparla. Dunque, in questo momento l'arbitro Lavello ha segnato un calcio di rigore al Cagliari. Rincorsa di Riva, tiro, parata di Antonin, ma il pallone entra in rete. Io credo che fra me e la Sardegna esista un vero rapporto d'amore, e essendo io innamorato della Sardegna sono portato a vederne soltanto i pregi, le bellezze e non i difetti, quindi il mio giudizio è un giudizio di carattere emotivo e non critico, e sono contento di questo perché la ragione lascia gli uomini abbastanza freddi, invece l'emozione e l'amore li esalta nella loro individualità. Il primo rapporto d'amore che ebbi con la Sardegna fu geografico, cioè mi piaceva proprio la struttura di quest'isola così impervia, così rude, così laconica, così severa nella sua struttura e nella sua bellezza e nella essenzialità del linguaggio del suo popolo. C'è stato un altro rapporto fra me e la Sardegna di carattere completamente diverso e fu un rapporto sportivo. Diceva un grande saggio che il coraggio crea i vincitori, ma la concordia crea gli invincibili. E così fu il Cagliari, la squadra di calcio del Cagliari, quando pilotata da un genio della tattica sportiva quale Scopigno e esaltata dal genio straordinario di Gigi Riva, conquistò il titolo di campione d'Italia. Devo dire che fece un tifo disperato, accanito, come raramente mi è capitato nella mia vita. E questo perché questa era il piccolo David che lotta contro il Golia. E David, l'intelligenza, la concordia, il coraggio di questa squadra, la coesione, l'intelligenza di questa squadra, era tale da convincere tutti gli sportivi d'Italia che il titolo di campione d'Italia era strameritato. Servito Domenghini sulla sinistra. Riva, 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 tiro, ed è gol! Riva, Riva ha segnato, 3-2 per l'Italia. Ha tirato Overath, colpo di testa di Zeller, Albertosi, meraviglioso, colpo di reni sul pericolosissimo tiro di Zeller. C'era, esce calmissimo, ferma Grabowski, sono tutti dei lottatori i nostri giocatori, non si saprebbe stilare una classifica dei valori di merito. C'era Domenghini, anche Domenghini, un dominatore di una zona incredibile di campo. Ma l'arbitro fa proseguire l'azione, battuto il calcio d'angolo, nuovo cross di Held, colpo di testa di Zeller, Albertosi schiaffeggia la palla e la mette in calcio d'angolo. Colpo di testa di Domenghini che sfiora la palla e spiazza Riva. Ma Riva raggiunge in tempo la palla. Ed ecco il fischio finale dell'arbitro. Telespettatori italiani, al termine di 2 ore di sofferenza e di gioia, vi possiamo annunciare, l'Italia è in finale della Coppa Rimè. Pare che poi l'impresa cagliaritana ebbe una grossa sottolineatura anche in azzurro, perché Valcareggi, dovendo confezionare la spedizione in Messico, si rivolse in larga misura all'organico cagliaritano,
ottenendone grosse soddisfazioni. C'era fu uno dei protagonisti del secondo posto in Messico e forse Riva soffrì un po' sia dell'altura sia del clima particolare in cui vennero disputati quei mondiali, ma detto lo stesso il suo importantissimo contributo. Un'altra figura di quell'epoca che merita sicuramente di essere ricordata è quella di Scopigno, un tecnico molto brillante, molto intelligente soprattutto, che seppe capire non soltanto la piazza sulla quale operava, ma anche uno per uno gli stati d'animo dei singoli giocatori a disposizione. Li trattava forse con ironia, con un'aria scanzonata, con un atteggiamento che poteva sembrare disincantato, ma in effetti amava molto i suoi giocatori, li comprendeva ed era ovviamente corrisposto. Questo creò un blocco tra il tecnico e l'organico che veniva gestito da questo tecnico, che fu sicuramente una delle ragioni determinanti dello scudetto. Scopigno è stato molto spesso malinteso, la sua aria scanzonata, appunto, la sua ironia pungente potevano in qualche caso suscettibilizzare qualche componente del panorama cagliaritano, e non parliamo poi di, per quel che riguardava quelli che stavano alla finestra, cioè che guardavano il Cagliari dal continente. Però era un tecnico molto brillante che capiva sempre prima del tecnico avversario quale fosse la mossa da compiere e soprattutto aveva una comprensione totale della partita sin dalle prime battute della partita stessa. Indubbiamente dopo Scopigno ci sono stati tecnici molto capaci, molto preparati, molto tenaci, ma non tutti, a mio avviso, hanno avuto un dono che non si può acquisire né nelle accademie, né a Coverciano, né altrove, cioè l'intelligenza. Scopigno! Dunque, Scopigno, di lei hanno detto lo scettico blu, l'enigmatico, il filosofo, il sornione, lo squalificato. Ma insomma, Scopigno, lei chi è? Come si può definire lei? Uno che c'ha sonno in questo momento. Un umorista! Bravissimo! Senta, Scopigno, veniamo. Formidabile. Veniamo al suo Cagliari. Ha vinto lo scudetto, lo ha vinto forse con un anno di ritardo, secondo lei? No. A parte che il dottor Arriva ringraziava tutto il mondo, quindi non posso ringraziare nessuno. L'ha vinto l'anno giusto, forse con un anno di anticipo, direi. Ha vinto l'anno giusto, forse l'anno giusto? Forse un anno di anticipo. Senti, lei passa per essere l'allenatore più anticonformista che esista per quanto riguarda il suo metodo di lavoro. È un anticonformismo positivo, dato i risultati. Lei come definisce la figura dell'allenatore? Chi è l'allenatore per lei? Ma io direi che gli anticonformisti sono gli altri, no? Beh, però lei, niente ritiri... Abbiamo accetto, no? Scopigno, niente ritiri, libertà massima, fiducia massima ai calciatori, quindi... E allora? E allora lei... Il calciatore del Cagliari dice che sono pochi, non è vero che siano tanto pochi, no? Sono 16, mi sembrano sufficienti. E stanno sempre bene. Sono liberi di fare quello che vogliono, ma sanno quello che fanno, nessuno ha mai mancato alle regole di un vivere civile, no? Non credo che sia merito mio, penso che sia merito loro. L'importante fu dunque che quest'isola, così trascurata, così emarginata dal nostro potere centrale, e anche così poco conosciuta perfino da quei piemontesi che pure per secoli, direi, o perlomeno per un secolo e mezzo, ne hanno avuto la sovranità, ecco, quest'isola ha potuto in quella circostanza svelare le sue bellezze e le sue doti morali, che sono assai più importanti della stessa bellezza panoramica, naturale, ha potuto svelarla a tutti gli italiani. È stata dunque una rivincita così meritata, così a lungo sofferta, che non potrei altro che definirla ineluttabile. Quindi il calcio, nonostante le sue più recenti degenerazioni di violenza che noi deploriamo con tutto il cuore, nonostante l'attuale decadenza del Cagliari, che io mi auguro brevissima, di brevissima durata, il calcio può avere un suo messaggio civile, che è un messaggio di conoscenza, di amicizia, di relazioni disinteressate, cordiali, allegre. Ecco, questo è il messaggio. La domenica della buona gente può avvicinarci, può farci conoscere, può farci diventare amici. Albertuzzi, Martinatella Signori, c'era Nicolai Bori, Bavinghini, Nini, Gori, Greatti, Riva.